nel mio canale. Se ancora non ci conosciamo, molto piacere, io sono Sara. Cosmo Prof, l'anno scorso ci sono stata ed è stato un trauma, infatti ho girato un video dove non ne parlavo molto bene, ve lo lascio qua sopra o qua sotto se volete andarlo a vedere. Quest'anno è stata un'esperienza decisamente migliore, infatti ci sono andata da sola. Ebbene sì, all'ultimo momento tutte le mie amiche hanno deciso di non andarci più e io mi sono proprio incaponito, ho detto sapete che c'è? Io ci vado comunque da sola. Devo ammettere che comunque ecco la parte del viaggio da Roma a Bologna ci sono 2 ore di treno, ecco magari quella è stata un pochino noiosa, la compagnia faceva piacere sicuramente, però una volta al Cosmo Prof mi sono potuta muovere come volevo ed è stato davvero molto più dinamica come cosa, mi sono molto gestita la giornata in maniera molto 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 più comoda, diciamo. Anche quest'anno sono andata con le mie business card per farmi un pochino conoscere dall'azienda, sapete che comunque l'ambiente è questo. Vi ho fatto delle storie su Instagram che ovviamente ho lasciato in evidenza se volete andarvele a vedere e anzi ne approfitto, se volete seguirmi su Instagram mi fa sicuramente tanto piacere, ma fidatevi che comunque di disagio io ne ho tanto, io sono una youtuber disagiata, cioè proprio è il mio appellativo, il disagio, e quindi ecco vi consiglio di andarmi a seguire lì così almeno non ve ne perdete mai nessun tipo di disagio. Perché sono qui in questo video voglio farvi vedere che cosa ho scoperto di novità, insomma vi faccio vedere il mio bottino o il mio bottone, era terribile questa battuta, questa mini busta che pesa quanto una quaresima, cioè potete capire quanto pesa e vi assicuro che portarmela per tutto il giorno dietro è stato veramente un mal di schiena allucinante, il giorno dopo non riuscivo più a camminare, però almeno ne è valsa la pena perché almeno adesso posso farvi questo video dove vi faccio vedere tutte le cosine, le novità, le cose bellissime che ho preso al Cosmo Prof. Qualcosa mi è stato dato, insomma, delle aziende, qualcosa ho comprato io con i miei soldini perché ero molto curiosa di provarle, quindi inizio immediatamente, così bando alle ciuan. Voi siete qui per questo, per vedere cosa, quindi iniziamo. Il primo brand di cui vi voglio parlare è Mesauda, perché è quello che mi ha lasciato sicuramente più calore proprio umano, infatti ho potuto parlare con la loro PR che è Ilaria, è stata carinissima, dolcissima, è stata veramente anche molto professionale a espormi le novità in uscita in casa Mesauda, mi ha voluto far provare questi due fondotinta che in realtà non sono della mia colorazione, però sono due fondotinta e stick perché è proprio una novità che è uscita da poco, sono morbidissime, almeno io ho avuto modo di provarli sulla pelle, questo qua ancora no, questa è la colorazione Honey, quindi 603, che è un pochino troppo giallina per il mio incarnato, ma proverò comunque ad utilizzarla magari schiarendola con qualcos'altro. Molto bella questa cosa del fondotinta e stick, io ancora non l'avevo mai provato, quindi molto carina. E la cosa che invece potrò sicuramente utilizzare è quest'altro stick, che è sempre un cover stick foundation, però nella colorazione Toffee, ed è più per il contouring, è un contouring abbastanza caldo, però io lo voglio provare, ci voglio provare a truccarmi, magari vi giuro adesso usciranno tanti altri video, però ne voglio fare assolutamente uno Get Ready With Me perché voglio provare tutte queste cosine nuove. Poi per stenderli, anche questa è un'altra novità, è una bellissima beauty blender color malva che è uno dei miei colori preferiti, comunque questo porporino viola, diciamo viola malva, morbidissima. Ecco, questa qua è stata sicuramente utile e all'interno c'era anche il pennello 507, anche questo non l'avevo ancora visto, ragazze, cioè io ancora ho la busta da sabato e insomma è quasi mercoledì perché oggi è il nostro giorno, ecco questo è il pennello piatto diciamo da per stendere soprattutto questo tipo di fondotinta e stick e non vedo l'ora di provare tutto. Era un bellissimo stand anche di Seven Heaven, io mi sono avvicinata molto scettica, in realtà volevo, cioè no scettica, nel senso mi sono avvicinata così con curiosità perché conosco le loro maschere perché le vendono da OBS e sono molto famose e molto buone tra le altre cose e ho visto che c'erano tante novità e mi sono fermata un po' a parlare con loro e mi hanno dato, oltre a questa sacchetta azzurra che sicuramente mia madre apprezzerà per la spesa, all'interno ci sono tantissime maschere, di cui questa qua al carbone peel off, questa qua sempre i punti neri
che non vedo l'ora di provare. Poi queste bellissime maschere, questa all'olio d'argan, oro 24 carati. Ah, questa per i piedi, fighissima. Comunque, le maschere, se mi seguite, io me ne faccio prendo una al giorno se posso. Sicuramente apprezzatissime, grazie davvero, perché le farò sicuramente e vi dirò. Questo qua, Joft & Joft, è un brand molto carino, bio, era il padiglione green e mi ha lasciato queste mini hand cream, quindi molto molto carine, sono deliziose e me la volete far provare. Sono prodotti, prodotti in Corea, in South Korea, e sono bellissimi. Non so se le conoscete, fatemelo sapere. Vabbè, anche questi sono splendidi. E poi mi hanno lasciato anche delle maschere, queste qua sono le sheet mask, Pink Milk, Black Therapy e Hydra Suture Deep Hydration Mask. Wow, non vedo l'ora, perché queste sono molto, cioè mi piace molto, perché devi avere tempo per farle, perché comunque da 10 ai 20 minuti le devi tenere su, però sono anche molto belle, perché poi di solito le devi semplicemente, cioè una volta che le fai vai solamente a stendere il siero che ti rimane e fanno tanto, quindi grazie davvero, perché non vedo l'ora di provarle. Questo invece è un'altra, anche l'anno scorso mi hanno dato una spazzola, questa si chiama The Knock Doctor ed è una spazzola credo professionale, molto bella, l'ho scelta rosa. Mi sono fermata a parlare in questo stand e mi ha voluto dare questa spazzola, cioè oggi sono andata al parrucchiere, mi sono andata a fare il colore di nuovo, sono voluta ritornare un pochino più bionda, cioè biondo sotto già c'era, però ho fatto un pochino la ricrescita e non voglio rovinarla perché mi piace molto questa piega. E comunque è molto bella, molto morbida, bella, ci è piaciuto, soprattutto, cioè quasi la scatola è più bella della spazzola. Comunque è un brand, diciamo, tra virgolette nuovo, bellissima. Nasci, se ti registravi prima del Cosmo Prof in poche parole, lasciavi la tua mail, Nasci fa molto spesso queste cose, potevi prendere un omaggino ed è questa bellissima busta che è molto carina tra le tante cose. Poi all'interno ci sta un trio di prodottini, adesso vi faccio vedere, e poi ci sta il profumo per capelli, Hair Mist, ed è un buonissimo profumo, perché comunque Nasci è a base di argan, comunque a me l'olio d'argan mi piace molto. Questo è molto carino, è anche molto buono. Qua ci sta l'olio, oddio quanto è poco, è tipo la metà, perché? Vabbè, comunque. E poi ci sono lo shampoo e il balsamo, sempre l'argan in versione mini. Questa è un'iniziativa molto carina che il Cosmo Prof fa ogni anno, con una donazione di 10 euro. Ci sono 7 prodotti da scegliere, una bella iniziativa. Ci sono vari prodotti che potete scegliere, ci sono tipo dei contenitori trasparenti dove voi infilate la vostra mano e scegliete quello che volete. Sabato mattina vi dico solamente che già alcuni prodotti erano sold out, quindi non so se poi ritornano, cioè tipo domenica secondo me poi non c'è più niente se non li riforniscono di nuovo. Comunque io ho preso tipo 6 prodottini. Allora, questo è Sumita, è un, sono 3 mini eyeliner con tipo 3 colori diversi, ve ne faccio vedere uno, sennò qua famo notte. Comunque sono delle matitine proprio molto piccole. Questo è deodorante, ah vedi, deodorante rinfrescante senza sali d'alluminio, lunga durata. Io che in questo periodo sto cercando questi deodoranti fantastici, manco mi ricordavo così, è un deodorante in crema. Poi che ci sta? Questo è Day Cream, è una crema, una cremina, penso, un piccolo campione organic The Miracle, vabbè. Non lo so, io l'ho scelto molto velocemente perché volevo assolutamente fare tantissimi giri. Questa qua anche, ah, questa è una maschera Poison Mask, che vuol dire della Eira, naturale, vegana, molto molto piccolina, molto carina. Poi ci sta questo coso qui dell'erbolario al gelsomino, che è molto carino per il viaggio soprattutto, sentiamo l'odore. Buono. Questo qua ho preso un burro di cacao, è una certa, l'odore è molto buono, è una sorta di burro di cacao, molto carino. Infatti non capivo il colore, ne ho dovuto aprire uno, quindi una volta che l'ho aperto l'ho preso. Ed infine questa è la Novex, è la Brazilian Keratin, è una maschera per capelli brasiliana, ha un odore non buonissimo, però vabbè. Comunque tutto questo con la pochettina l'ho pagato 10 euro, perché comunque è una cosa, diciamo, per una donazione. Body Fee era uno stand bellissimo, è veramente molto rosa, molto puccioso così. E ho preso questa crema corpo che
sa di yogurt, chiusa, ed era gusto, non mi ricordo perché non capisco il tedesco, però è molto bella, veramente molto bella questa qui, e mi piaceva averla, soprattutto mi piaceva averla perché tutti quei prodottini erano molto molto bucciosi, comunque l'ho pagata 10 euro. Ci stava uno stand di Paola P che faceva un sacco di sconto, nel senso che comunque c'era lo sconto fiera e i prezzi di Paola P sono solitamente molto alti, e ho preso 3 cose, mortacci mia. Ho comunque speso 30 euro, però erano dei prodotti che la truccatrice che stava lì mi ha fatto vedere e mi piacevano molto. Allora, il primo che vi faccio vedere è un eyeliner, perché l'eyeliner per me è vita e non può assolutamente mancare. È molto molto piccolino, però adesso lo levo dall'incarto e lo metto a testa in giù, perché comunque è proprio un pennarellino, è proprio il pennarellino, insomma, avete capito, però adesso lo metto proprio nel barattolo, così deve stare sempre a testa in giù, mi ha spiegato. Poi ho preso il Lip for Kiss, un rossetto che è praticamente base d'acqua, ed è un rossetto che è molto carino perché praticamente voi lo mettete, lo potete far asciugare così, vedete, io ho preso questa colorazione così marroncina, però se voi lo tamponate con un fazzoletto, vedete? È molto più nude e comunque si leva a stento. Io questo l'ho già provato, mi piace molto perché voi lo vedete molto tenue, pensate che sulle labbra poi rimane proprio tipo tatuato, e mi è piaciuto molto. Ora lo proverò ancora un pochino meglio, però c'erano dei colori pazzeschi tipo fucsia, rosso, però io non lo so, questo qua mi attirava particolarmente perché era proprio un bel nude, anche se sembra molto tutto scuro, però è molto carino. E sempre di questa, diciamo, cosa così, ho preso il Brow Design and Fix, che è, allora, questo è il liquidino, c'è, cioè un liquidino, praticamente voi potete andare a simulare il pelo, vedete, cioè vabbè, non potete vedere tantissimo, però potete simulare il pelo, infatti a me piace tantissimo soprattutto per l'inizio, e anche questo qua potete tamponarlo e diventa molto più chiaro. Questo qua è una colorazione abbastanza media, e poi potete andare a mettere questo liquidino sopra le sopracciglia in modo che diventa waterproof, quindi poi non vi si leva più. Io proverò tutto perché per me i prodotti per sopracciglia sono la vita, quindi proverò. Poi ho preso uno smalto di Emilac nello stand delle unghie, diciamo, nello stand delle nail, l'area nail, l'area delle unghie. Questo qua era uno stand molto carino, molto rosa. Io ho preso questo smalto color cappuccino, però è un nude, diciamo, molto molto bello, e parlando con quelli dello staff, diciamo, mi hanno detto che sono dei prodotti molto in voga, molto famosi, molto ottimi. Ovviamente ognuno porta l'acqua al proprio mulino, e non vedo l'ora di provarlo perché secondo me, a parte, è molto bello, è molto carino da vedere, però siccome che devo levare questo semipermanente che ho fatto e mi si sta tipo già un'unghia se n'è andata via, cose di questo genere, l'ho fatto trasparente, questa volta vorrei provare proprio lui. Poi questa è una cosa molto carina, il pupurri, uno spray che voi mettete nella tazza nel cesso, lo spruzzate nel water, poi andate in bagno, fate quello che dovete fare e non sentite odori. Questo hanno promesso, pupurri, proprio pu di pupù. Da White Glow, che praticamente credo questo di averlo acquistato solamente io, se avete visto qualcuno che l'ha acquistato fatemelo sapere perché io mi sono sentita un po' sciocca, è un brand australiano che produce dentifrici. Ho speso 10 euro del dentifricio. Allora, c'era una promozione che se compravi questo kit, che è praticamente un dentifricio per la notte, che agisce durante la notte perché la notte produciamo acidi, ma che ne so, ti regalava scelta un altro dentifricio della loro linea con il loro spazzolino, che io ovviamente ho scelto rosa, questo è mio. Ah, questo era per le gengive sensibili, perché io ogni tanto ce l'ho, mi sanguinano spesso. Visto che gli ho detto che facevo YouTube, mi ha regalato altri 3 campioncini di dentifricio, che in realtà questi sono ottimi per quando uno viaggia, perché se li porta e sono piccoli, senza che si porta il dentifricione. Proverò, perché comunque il dentifricio è importante per il proprio sorriso, sorridiamo tutti molto di più.
Quindi ragazzi, io molto velocemente vi ho fatto vedere tutto quello che vi ho fatto. Lo so che forse non era neanche tanta roba, penso che voi da altre persone avete visto il mondo. Io quest'anno non mi sono portata il famoso trolley perché, per chi non lo sapesse, molte persone si portano il trolley perché ficcano tutto là dentro e se portano in giro, insomma, la valigia con tutte le cosine dentro. Quest'anno ho detto, ma tanto chi mi si caga? E invece sono mossa bene. In un giorno non ce la fa vedere, comunque questo forse ve l'hanno detto in tantissime persone, solamente che io sono arrivata a Bologna alle 9, al Cosmo Prof alle 9 e mezza, diciamo, barra 10. Dopo 6 ore che giravo per stand, la mia schiena non ce l'ha più fatta e ho deciso di arrendermi all'evidenza di tornare a Roma, che avevo il treno comunque quasi alle 6 e una certa... ho deciso di... basta, ho fatto dietro fronte, non ce la facevo più. È stato divertente, è stato molto carino, ho scoperto nuovi prodotti, nuovi brand, sempre comunque interessante per me andarci, per rimanere comunque aggiornata nelle nuove cose. Non ho visto proprio, cioè, tutto quanto perché era impossibile. Speriamo l'anno prossimo di riuscire ad andarci più giorni e magari di incontrare altre di voi, perché comunque ho incontrato qualcuno, è stato qualche ragazza che mi ha fermato ed è stato molto molto carino, nonostante io non so nessuno, insomma, diciamolo, non è che ho tutti questi numeri che dici mamma mia Sara, però qualcuna mi ha riconosciuta ed è stato molto, è sempre molto carino, insomma, vedere qualcuno che se caga sti video, perché se io mi sento sempre sola, invece no. Invece voi ci siete, siete vere, ci siete. Quindi detto questo ragazzi, io mi sono un po' dilungata, spero che comunque vi abbia fatto un pochino di compagnia, spero che abbiate capito qualcosa e detto questo io vi invito ovviamente a lasciarmi un piccolo like se questo video vi è piaciuto, vi è interessato, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video, ciao!